Allora, siamo qui con un nuovo bestseller appena uscito su Amazon, Genitori, insegnanti e leader di Giovanni Amoroso e Luigi Lucci. Allora, Giovanni, iniziamo con te. Qual è il primo feedback? Sei contento di essere autore bestseller? Sì, innanzitutto ciao e grazie davvero dell'ottimo risultato. Non ci aspettavamo, come dire, in così poco tempo di ottenere questi risultati. Oltre al fatto che essere bestseller per noi è importantissimo perché ci aiuta a diffondere, okay, con facilità il nostro messaggio, la nostra visione proprio su queste tre ruoli così fondamentali per noi. E allora Luigi, anche tu sei contento di essere diventato bestseller? Beh, un saluto a tutti. Certo, Giacomo, quale autore non è contento di diventare bestseller poi in un tempo così limitato? Penso sia un'ambizione di ogni scrittore. Il fatto che diventare bestseller significa che tanti l'abbiano scaricato e ci auspichiamo lo leggano, no? E questo significa anche che in qualche modo quello che noi abbiamo investito in termini di proiezioni, appunto di ambizioni su questo libro, venga poi messo in pratica. Quindi wow, davvero wow, che ci sia una contaminazione positiva, che di questi tempi usare questo termine fa un po' specie, però davvero che il libro aiuti a divulgare quello che sono un po' i nostri valori, le nostre intenzioni dietro quest'opera. Bene, allora spiegateci di cosa parla il vostro libro, perché un tema come quello dei genitori, degli insegnanti, ecco, in questo momento è particolarmente caldo. Sì, Bruno, come hai detto, questo libro è attualissimo. Parla appunto di in che modo noi nella nostra vita ricopriamo queste tre dimensioni di ruolo molto particolari, quelle del genitore, dell'insegnante e del leader, dove spesso non c'è un vero e proprio manuale d'uso. Impariamo dall'esperienza, dagli errori, dai nostri predecessori. Quindi ci siamo detti un po' in che modo possiamo supportare le persone nella loro quotidianità, dato che ci ritroviamo più o meno a ricoprire sempre questi tre ruoli, nei diversi contesti, nei diversi ambienti, dando degli suggerimenti utili, dei protocolli efficaci, frutto anche della nostra esperienza ventennale. Ecco, Giovanni ci ha raccontato un po' di cosa parla il libro. Vuoi darci magari qualche strategia, qualche cosa che avete condiviso nel libro, qualche chicca, qualche trucchettino, qualcosa che possiamo usare veramente tutti i giorni? Assolutamente. A me piace dire, Giacomo, che il nostro libro più che parlare di parla a e parla ai genitori, parla agli insegnanti, parla ai leader, intesi come coloro che hanno cura di far crescere altre persone. Nel libro, i genitori, gli insegnanti, i leader possono davvero trovare protocolli operativi, pratici, da in qualche modo attuare verso gli allievi, verso i figli, verso i professionisti in genere. Gli strumenti utilissimi, no? In qualunque ambito del feedback, come dare un feedback rispetto a comportamenti, rispetto ad azioni, rispetto a performance, o accorgersi di come noi apprendiamo, in quale modalità siamo facilitati nell'apprendere, e mi riferisco in questo caso agli insegnanti e ai genitori, è un qualcosa che leggendolo viene assolutamente facile apprendere. Perché mi prendo qualche secondo in più, è importante secondo me ribadirlo. Questo libro per noi è pensato sia come libro di lettura, e quindi leggerlo dall'inizio fino alla fine, ma anche come un manuale, quindi in caso di necessità andare a consultarlo rispetto ad una specifica situazione in cui si ha bisogno di essere un po' supportati. Ecco. Sicuramente molto utile, molto importante e quindi io immagino che tante persone che leggeranno il vostro libro poi vorranno magari la vostra consulenza, il vostro aiuto, la vostra formazione. Quali sono i programmi? In che modo aiutate le persone a proseguire il loro percorso? Beh, Giacomo, come sai, noi da 20 anni ci occupiamo di formazione manageriale e coaching in tutta Italia e con KRM Italia, che è la società che noi rappresentiamo, in realtà diffondiamo i nostri percorsi di Empowerment Masterclass. Questo è il percorso principale che noi utilizziamo e che in qualche modo abbiamo sintetizzato all'interno del libro. In più è possibile contattarci attraverso i diversi social per richiedere magari dei coaching personalizzati o della formazione in azienda, anche online, che è molto richiesta in questo periodo. E io volevo giusto aprire una brevissima parentesi su un
Un ringraziamento particolarissimo a Lucia Giovannini, Nicola Riva e Andrea Frosin, che sono dei coach e trainer internazionali e che ci hanno supportato e hanno curato la prefazione al nostro libro. Davvero, hanno condiviso con noi la visione e i valori, che è quello che in qualche modo trasferiamo attraverso la nostra attività, sia di formazione che di coaching. Molto bene, grazie per quello che mi hai detto. E l'ultima domanda è questa: le persone, abbiamo detto, leggeranno il vostro libro e vi chiederanno consulenza. Qual è quindi, Luigi, il tuo ruolo all'interno della società di formazione? Quali sono le tue specializzazioni? Beh, io ormai da quasi 20 anni mi occupo di business training in programmazione linguistica, sono un executive coach, sono un counselor e quindi questa lunga esperienza davvero mi ha portato a sviluppare insieme a Giovanni approcci, metodi che abbiamo riportato nel libro, approcci che vanno a lavorare sulla persona su due livelli. Un po' lo diceva Giovanni, no? Qualunque professionista, un leader, pensando ai grandi leader, ma anche alla persona, all'insegnante e al genitore, riveste un po' questi due ruoli, l'essere persona e l'essere rivestire un ruolo. E quando, secondo me, queste due identità sono allineate, allora è lì che avviene davvero il lavoro eccellente, arriva la performance, quando quello che io faccio è in linea con chi sono. E questo è un po' quello che facciamo. Dai feedback che abbiamo in questi anni, che abbiamo avuto in questi anni, davvero ci fa piacere, non è, come dire, accondiscendenza, ma ci fa piacere dirlo, abbiamo avuto ottimi risultati e ci è stato riconosciuto l'efficacia di questo approccio e di questo metodo. Bello, mi sembra un ottimo messaggio, assolutamente. Allora, la mia ultima domanda è questa: voi avete deciso di distribuire le vostre conoscenze e competenze con un libro, e quindi perché avete scelto Bruno Editore come vostro editore? La scelta di Bruno Editore è stata frutto di un'accurata ricerca. Siamo molto attenti su questo, avevamo bisogno di un partner che in qualche modo ci affiancasse durante sia la realizzazione del libro sia della promozione. E devo dire che nel tempo abbiamo trovato te e il tuo team una grandissima risorsa che ci ha accompagnato passo dopo passo fino ad oggi, fino alla promozione e fino al raggiungimento di questo risultato. Quindi davvero grazie per la professionalità, la competenza e anche la cura e l'attenzione con cui ci avete accompagnato durante le diverse fasi. Bene, bene, grazie mille. Riporterò anche ai ragazzi del team che veramente lavorano con grande passione. Lo avete visto, ve ne siete accorti. Grazie anche a te, Luigi, per questa chiacchierata. E ancora una volta invito tutte le persone ad andare su Amazon e scaricare Genitori, Insegnanti, Leader, perché qualsiasi sia il vostro ruolo nella vita, è un libro che può essere di grande ispirazione. Grazie, Luigi, e grazie, Giovanni. Grazie a te. Ciao, ciao a tutti, grazie. Grazie a te e grazie a tutto il tuo team, Giacomo.